Buon Natale a tutti e torno dopo le feste di Natale, i pranzi, le cene con un vlog. Non ne faccio quasi mai di vlog di questo tipo perché non mi interesserebbe vederli, ma in questo caso forse vi interesserà vederlo perché ho voluto fare il vlog dei regali di Natale, ossia quello che mi è stato regalato in questi giorni. Cambiamo inquadratura e cominciamo. Insomma, ci sono due tipi di regali, come potete vedere a sinistra i regali cinematografici, a destra i regali diciamo un po' più estetici per la casa eccetera. Partiamo con i regali cinematografici. Questo, come avevo annunciato nel video di Natale, cioè insomma il cosa prenatalizio, è il Morandini 2015 che mi ha regalato mio padre. Io, se c'è una cosa che faccio sempre con i Morandini, è ovviamente sfogliarli, ma soprattutto andare verso la fine, dove ci sono i migliori film per ogni anno, e andare a vedere cosa ha scelto lui per il 2014, cioè insomma per l'ultimo anno. Andiamo, eccolo qua. Quindi per il 2014 ci sono, non so se si legge, non credo si legga bene, comunque Gran Budapest Hotel e Le Meraviglie per ora, e poi ci sono anche altri film del 2013 che ha aggiunto. E poi un'altra cosa che faccio subito è andarmi a leggere il piccolo e veloce resoconto della Mostra del Cinema di Venezia, perché oltre a dei giudizi veloci tipo Anime Nere da non perdere, ci sono anche delle micro recensioni, e così mi faccio già un'idea di quello che potrebbe essere il Morandini 2016, e poi mi vado a leggere tutti i miei film preferiti dell'anno in corso per capire cosa è cambiato, se sono cambiati dei voti. Come dicevo, il giudizio sul Morandini è un po' ridimensionato da quando non lo cura più lui in prima persona, ma lo cura soprattutto la figlia, però insomma è sempre interessante. Altro regalo, fatto dalla mia amica Eleonora, due libri dei Cahiers du Cinéma, i maestri del cinema. Uno è su Woody Allen e l'altro è su Stanley Kubrick, e quindi insomma si va sul sicuro con due geni assoluti. Andiamo ai regali, quelli un po' più, come dire, casalinghi. Andiamo con ordine, cioè in ordine in cui me l'hanno regalati. Questo è, non so se si legge, il tè di Natale, ovvero tè verde, tè nero, cannella, mandorle, macis e chiodi di garofano. Ve lo faccio vedere dentro, se si vede, magari ve lo metto sotto la luce. Eccolo qua, l'abbiamo già particolarmente usato io ed Emiliana. Purtroppo non si sente il profumo, ma è tipo profuma di albero di Natale profumato, è una meraviglia, lo richiudo. Poi la signora dove abbiamo passato il Natale, l'amica di famiglia, mi ha regalato questo profumo di Renato Balestra, che è buono. E poi Emiliana, la mia compagna, mi ha regalato, insomma, dal punto di vista cosmetico, questi sono i miei preferiti, Lush, e mi ha regalato il detergente al poppicorno, che adesso non riesco ad aprire con una mano sola, però sappiate che c'è dentro una pasta poppicornosa. E invece questa splendida scatoletta verde dell'erbolario contiene al suo interno, ammesso e non concesso che riesca ad aprirla, sì, stavo anche per romperla. Questo, vi chiederete cos'è, adesso ve lo faccio vedere. Io mi chiedo, quelli che fanno, insomma, le ragazze che fanno i vlog tutto il giorno andando in giro con una mano, come diavolo fanno a fare tutto con una mano? Probabilmente la sinistra, tra l'altro. È una tazza molto carina, verde è il mio colore preferito, non so se ve ne siete accorti, da tè. Qui dentro si mette il tè, qui si mette il tè e lo si lascia infondere e lo si copre con questo coperchietto, in modo che poi dopo si toglie direttamente il filtrino e si sbevazza. Ma non sono finiti qui i regali di Natale. Sta per arrivare il regalo più bello e utile perché è in coppia, e ce l'ha regalato una amica mia, cioè un'amica di Emiliana che poi ovviamente è anche mia, e adesso vi appresto a farvelo vedere. Non abbiate paura, torno, c'è della suspense. Ecco qua, ho trovato le maniche. È una bellissima coperta vestaglia, è in pile, vedete? È coperta vestaglia e si può per mettersi, purtroppo è per uno, ma in realtà ci entriamo in due perché siamo piccolini, e si mette, non so se si vede, ci si avvolta dentro e si
Guarda la TV, me la faccio vedere anche in maniera più, colori sgargianti. E l'unico difetto è che in quanto è di pile, poi a un certo punto si crea l'elettricità statica e si prendono le scossette. Ma a parte quello, è bellissima, è caldissima. E vabbè, noi ci vediamo nei prossimi giorni. Pagherò dei biglietti e poi non mancate il 31 con la mia top 10 del 2014 e poi il 2 di gennaio con il cosa 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 del 2014.